Ornone. Daje. Daje, daje. Verticati. Grandi. Sto installando Dark and Darker che non era installato. Bravo. Buonasera. Ancora. Sì. Buonasera, buonasera. Come state, chat? Devo tagliarmi i capelli troppo lunghi. Io ho un Vabbè, dopo la cazzata che ha detto, io ho un dilemma comunque. Devo tagliarmeli. Sì. Io non so se prendere una carta o no. Ma che costa? No, culo. Poi io dico le cazzate, ma senti qui. Ma la mia carta preferita. La finestra, che questa la voglio tenere dentro. Il Gengar di Sabrina? Sì. Problema che costa. Quella con le tombe? Sì. L'ho trovata PSA 8, che già è buona, considerato che è del 99 a 120. Non è tanto. Le carta era, in realtà, l'ho sentita. Sabrina Sgenga, quello con il cimitero dietro. Perché sta aprendo il gioco. Devo aprire sì, comunque è una carta. Fammi aprire almeno uno adesso. Se ti piace, è una carta del 99, quindi ci sta. PSA 8, perché di più no, ho visto un PSA 10, costano più di mezzo migliaio di euro. Non lo so, vedrò. Io mi sento male, quindi sto evitando volevo di parlare. Volevo arrivare alla PSA 9, ma ho visto che costa intorno ai 300, PSA 9. Si sta cacando addosso. Mm. Poi ho trovato... vedo anche il ritardo in web. Ho trovato Ezrim. Chi è? È lui. Poi ho trovato lui. Oh, è una mitica questa. Rivelatrice David, ti del do un complotto. Bacino, grazie. Rivelatrice del complotto. Vabbè, la foil de merda, un'altra. Posto. Vai, possiamo andare. Amici, io vi ricordo che eravate tanti live per il marketing fumettistico, ma le live le sono sempre ricaricate sia su YouTube, lo potete vedere anche in passo su Twitch, se volete recuperarlo. No, quello fumettistico stavo intendendo. Sì. E sì, ovviamente la stessa cosa vale per quello calcistico comunque. Io ho quasi finito Berserk, cioè mi mancano Besok. In realtà ho Besok. Mancano 4 numeri più il 42. Il 42 dicevo oh no, mi sto cacando. Ma adesso deve uscire il 42, quello in doppia merda lì come hanno no, fatto. No, il 42 è già uscito. Non è quello lì in doppia cover, maledetti loro bastardi. Il 43 credo che deve ancora però uscire. Non lo so, però. E forse devo uscire. Ma perché mi ha fatto ricreare l'account? Anch'io devo creare un account. Cioè, no, più che altro ho messo Lizer. Cioè... Ah, perché mi hanno chiamato su uscito male. Ecco perché. Vabbè. Esce scusa, giovedì il 42. Ma scusa, ma io guardavo vabbè, l'altro giorno. Cercavo l'altro giorno e. Tipo, diceva che era uscito a novembre dell'anno scorso. Nel 43 no, che deve uscire. Ah, vabbè, no, credo sia il 42. Cioè, almeno, allora, ho visto oggi la cosa. Mi pareva di aver letto 42 oggi. Che poi nelle cose che non compro non è che sto proprio attento al 100%, ma mi sembrava di aver letto 42. Che appunto fanno la doppia cosa. Ormai non sa veramente Berserk che lo stanno prendendo, gli stanno aprendo tutti i buchi e lo che stanno poi il 42 violentando è ancora scritto da Miura quello lì, quindi non mi ricordo questo, però sì, in teoria... vabbè, siamo in zona, ormai siamo in zona in teoria sì. Ma quanti personaggi ci sono? C'è il druido adesso. Il druido evochi un pisellone. Comunque refresh up il colore della webcam perché sei in ritardissimo. Warlock, fico. Ho fatto ranger io. Come questo nome non è appropriato? Non è scritto da Miura? Perché non mi fa mettere il nome? Già il 42 non è scritto da Miura, ma totalmente. Ma scusami, però. Quindi ci sarà scritto Kentaro Miura in tutti ancora? Anche se non è più scritto da lui? Io comunque c'ho Stefano Prando, il mio ma barbaro. Non mi fa mettere i nomi! C'è lo spazio? No! Marco, finché scrivi le cazzate... Scrivi ma ho scritto me. Molliccio! E poi ho scritto Giulio! Perché non va bene Giulio?
Adesso Annalisa. Anche Stefano Prandelli non ci stava, quindi ho dovuto mettere Stefano. Sono maschio, Prandelli. Ma mi chiamo Annalisa. Non va già stato preso. Porzola. Te stai mettendo il nome non del personaggio, il tuo nome dell'account. No, il nome dell'account è TheMark93. Questo è il character name. Non lo so. Lo chiamo Brodo. Chi hai fatto tu? Brodo, ma anche Brodo non va bene. Ma sono non available. Ma com'è possibile? Giulio Brodo lo chiamo adesso. Giulio Brodo. Oh, c'è possibile che c'è uno che si chiama Brodo in questo gioco? Ma Brodo è comunissimo. Ma non è vero. Scusa, Marco, l'ho preso io. Non è vero. No, il primo mi ha detto aggiungetemi... che non potevo metterlo. Molliccio mi sgridava. Dov'è? No, era. Aspetta, era qua. Dov'è? Player list. Aggiungetemi la cosa. Mi chiamo Moro92 Baignano. Che c'è il nonno. Trendy. Non urlare scroto, ti prego, Marco, dice Franci. Ma non ho detto scroto. No, era credo per mettere le mani avanti. Conoscendoti. Ho detto Brodo. Ho detto Brodo. Scusami, amore. Imbarazzo. Fly. No. Non urlare perché non scroto. The Uber Superior Chief. Perché gli ha detto proprio. Non, nessuno stava dicendo scroto. Perché ha messo le mani avanti proprio su quello? Perché ti conosce, urli scroto sempre. No, palle. Ma non poteva dire non dire porco cose qua, strane. Porco ha detto là. Proprio non dire scroto. Cioè, dimmi urlare. Hai detto Brodo di scroto. Come si aggiungono le persone? No, Brodo. E su player list c'è il nome sotto da me. Da scrivere. No. Eh sì, ma non ti trovo. Umberto, allora devo con pensare la live commentistica da fare insieme. Dobbiamo pensare a una live fumettistica da fare assieme. Sonanza pericolo. No. Come si fa? Vabbè, dai, non ci vuole di spiegartelo. Enter lobby, intanto. Allora. Giulio Brodo. Invita al party. Invita anche come friend. Mai si è fissato con questo prando? Ma hai già giocato un botto. Sei veramente un nerd che non esce di casa. Non vuoi affacciare la grassa. Non ho giocato molto. Pensa veloce che se va avanti così muoro. No, non dire queste scemenze, per favore. Ho avuto una piccola influenza. Adesso. Allora, quindi siamo Archerman, Warlock e Barbarians. Va bene, ci sta. Buonissimo. Ok. Cosa, boh. Vediamo. Tu chi sei, Liezar? Ah, parti il già malissimo Warlock. Tu, Liezar. Warlock. No, perché me lo ricordo così. Già come l'avevamo già fatto. Minchia, sarà piaciuto un sacco quando l'avevamo fatto la prima volta. E che l'idea è bella, solo che dopo un po' diventa piaciuto un po'... più o meno, perché comunque non si riusciva a fare nulla poi a un certo punto. Cioè, no, quello era l'altro... Cioè, ti massacravano istantaneamente. Non è vero, quello lì era l'altro gioco, era... Quello, dove... questo, quello lì ancora era ragazzi, giocabilissimo questo. Il gioco si chiama Dark and Darker. Devi crearti un personaggio, con il tuo team entrate in un dungeon e in questo dungeon avrete due avversari principali, i mob del dungeon stesso e gli altri giocatori che ovviamente come voi vogliono entrare, raffazzonare tutto, prendere più merce Tarkov, possibile uscire Tarkov, ma nel dungeon esatto. Fantasy solo che qua si chiude l'aria dopo un no. po' c'è l'aria che si no? Non più, non si stringeva non più. Adesso vabbè. C'è 15 minuti di tempo. E, poi e se non tutto. Fai? Ah, vabbè, meglio così comunque. Il fatto è che adesso andiamo. Io ancora non so come è PvP si esce. E PvE. Cioè io ho visto tipo, i portali erano una volta. No, io ho visto un aspetto di uno che c'era la colonnina blu con i portali dove potevi uscire tutti e tre, creava tre portali. Mentre dovete messo non dovete no. mettere pronto, dovete mettere. Pardon me, adventurer. Did you check your loadout? Sì, sì. Ok. Mentre se no si esce, ci sono delle scalinate e tu quando esci poi crolla. E tu sei salvo perché sei salito. Sì, però uno alla volta li può uscire, basta. E quindi vabbè, speriamo di trovare le colonnine. No, è che le colonnine non spawnano come prima. Cioè io non le ho mai trovate, tipo... Mamma mia ragazzi, che dolore che ho sentito. Quindi in single player non è... No, non puoi giocare. Cioè sì, puoi sì, giocare sì, da sì. solo. Cioè puoi giocare da solo. Non è... Ovviamente avrai contro tanti team. No. Se... Ci sono le mappe che ruotano. E ruotano in singolo, in duo o in trio.
Quindi se puoi, puoi giocare anche contro squadre di tre, però puoi giocare anche solo con squadre, cioè con singoli. Quanto loading. Un po' loading, sì. Eccoci! Ragazzi, come sempre è molto Dark and Darker. Sarà realmente free to play questo gioco? Premette 3 la torcia, 1 è l'arma. Massaggio rotico. Marco, ti sei messo davanti, rompicoglioni, ma tira fuori l'arma. Dov'è l'arma? L'ho ucciso, credo, fa vedere. Sì, è qual è? Tab. Uno. Al milino, sì, ce l'ha il milino. Vi togliete dalla porta? E Zarzara ha rotto le palle però, fammi stare dove mi pare. Ma mi hai appena insultato perché ero davanti alla porta. Sei uno stronzo, Lizard, sei strano tu, Sto cercando di capire cosa faccio. Ragazzi, io non sento niente, aspettate. Ho tolto metà vita. Grazie Franco, grazie dei 70 mesi. Marco, ma perché sei stato fermo a morire? Aspetta, non ho... ma aspetta, ma sono i nemici, non sono io che ti attacco, Mettiti da qualche parte al sicuro. Nulla. No, ma ho perso tutta la vita. Non sentivo nulla, c'era... lo so, ma ti sei fermato davanti ai nemici. Allora... a guardare le impostazioni. Ok, qua c'ho le pacine. Ma non c'è, non l'avevo visti i piselli. Allora, guarda che ne arriva uno a sinistra. Lì davanti ci sono ragni. Oddio. Aspetta, oddio. Ah, fanculo. Rompo la tana. Oh, scusa. Ok. No, ok, 3 frecce e muore uno. Ma io non vedo nulla io. 3 e c'è la torcia, Marco. No, c'ho l'arco, non posso attaccare e tenere. Comunque, quede sono le... no, sì, la magia però... Le due magie. Chi è? Io ho ucciso un tizio. Che non spara la magia? Ah, così, ok. E qua c'era uno scrigno. Vediamo un attimo. Come hai ripreso vita, Marco? Con l'abilità o comunque la F. No, ho preso delle frecce, aspetta. Perché sto perdendo vita? Sì, ma le ho finite comunque. Ci sono qui dentro, ce ne sono 10 dentro lo scrigno. Ah, ok. Ma scusa, mi fa attaccare solo con la mano sinistra? Non posso spostare la mano? Qui c'è un coso da bardo, vabbè, lo prendo io qui. Mettilo qui. Cosa gli hai fatto? Non posso metterlo sulla mano. Cioè, solo sulla... Sì, la destra è per... Ciao, Assia. Marco. Non ce l'ho lo scudo io però. Mi fa attaccare con la mano con il click destro. Ok, cioè, questa fa male. Col click sinistro non mi fa attaccare, mi fa attaccare solo col destro, è scomodissimo. Ma perché un pugnale da mano secondaria forse quello? Vabbè, ma fammi spostare la mano, scusa. Ma non si vede che non lo puoi usare così. Vuol dire, cioè io devo inventare lo sposto. Vabbè. Affanculo. Ma se non c'è la safe non penso, non serve neanche correre alla fine. Non puoi. Cioè, comunque no, nel senso, sì, serve andare. Però attenzione. C'è il tempo, 11 minuti. Ma c'è una... cos'è questo? Liezer, curati qua. Liezer. Apro questo. Poi basta riposarsi per terra, però. No, ma il pugnale non me lo fa mettere su un'altra mano. Quello è il discorso. Cioè, non me lo fa mettere in altre Uno mani. Uno zombie. Due zombie. Fate un po', dovete poi fare un po' di avanti e indietro per non farvi colpire. Non ci ho preso. Non vedo. Oh, dietro la Liezer. Che paura. Dietro le frecce. Ok. Dietro, Marco. Lo so, non ho le sto ricaricando. Posto. Le puoi riprendere? Non... Sì, ce l'ho nel corpo. Fammi lutare un po'. Sì, ma che palle, non posso usare il melee praticamente. Devo usarlo in questa maniera terrificante. Poi lo usi col click destro. È orribile come roba. Grazie, Leonat. Veramente orribile. No, Leonat, grazie. Chiede così l'oracolo, ma vediamo se... No. Non è con la sub l'oraculo, Leonat. Non vale con l'oraculo. Con la sub. Non sarebbe sincero. Una torciona. Grazie a Kerus. Grazie a Kerus.
Non vale mascherare nelle sub, si possono bannare anche dalle sub. Tra l'altro, se lo metto nella mano sinistra, comunque attacco con la mano destra, quindi non si può attaccare con la mano sinistra. Ecco, dentro c'è roba vostra. Vabbè. Grazie a Kerus, comunque grazie a Leonardo. Ma perché quello lì si, probabilmente lo puoi mettere come secondo, cioè come avere due armi. Vabbè, ma scusa, ma che... cioè, bastava, mi faceva mettere che se lo mettevo nella mano sinistra... non lo so. Gioiellini. Aspetta, io come la troviamo? C'è anche un ragno. Provo a cercare la tana dei ragni. Mi sta attaccando il ragno. Vabbè, il ragno lo one shotti comunque. Non ho più le frecce e non posso usare il melee. Liezar, girati, aiutami. Maledizione. Dove cazzo è la tana? Non mi ricordo. Ah, vabbè, non so dove è la tana dei ragni. Ah, non ci ho preso. Una musichetta la potevano mettere. Musichetta nel dungeon Dark and Darker, non lo so. Una tem, qualcosa, un po' imbarazzante così. Altare del sacrificio. Altare del sacrificio, non so se usa shrine. Ah, vedi, che serve per restare, mi sa. C'è roba per destrezza qua dentro. Fammi aprire qui. Ah sì, da arciere. Ranger. Questo? Ah, c'è un falò. Ah no. Io metto il falò, curiamoci, aspetta. Mm-hmm. Come no, un bastardo. Dove l'ho messo? Chiudo la porta. Madonna, quanto ci vuole. Ah, comunque c'è il timer per la fine della partita. Sì, 15 minuti. No, 7. Perché abbiamo già giocato così tanto? Sì, è partito da 15, probabilmente. Sì, perché la parla sopra metà. Attimo, Eccoci. Sedetevi con G. Marco, curati anche tu. Al Faloti è anche la vita massima, ti fa risalire. Grazie, Nero Zero. Grazie Nero Zero. Per me c'è il time. È finito. Per finire la partita. Io ne ho un altro. Sì. Vabbè, ma siamo abbastanza a posto. C'è uno scudo. Aspetta, che rompo. È uno scheletro. Rompo tutto. €9 aveva sto scheletro nelle sue tasche di carne che penzola sangue. Non ha la carne. Io non vedo scale da nessuna parte, neanche quelle per uscire da solo in sta mappa comunque. C'è agilità qua dentro. Aspetta che c'è la tana lì dietro. Pezzo di merda. Ok. Un elmo. Questa cazzata, ma... boh, un bracciale. No, oddio, un mimic! Morte. C'è un bastone da mago. È morto subito. Okay. Ma sbaglio, si fa molto più danno di prima. Comunque ci voleva veramente molto di più ucciderlo. Sì. Secondo me ti sconfondi ancora con l'altro. No, l'altro era ricordo. Impossibile buttare giù. C'è delle barre qui. Ma queste robe volanti? Dei guanti. È morto qualcuno? C'è una cosa da ranger, una tunica da ranger qui da... sì, ma sotto non le scale. Ah, sotto. Nella prima bara. Affrontala della velocità. Abbiamo 5 minuti. Voi. Delle scarpine di merda. Abbiamo 5 minuti. Oddio, c'è... chi è? Un cavaliere grande, uno scheletro grosso. Oh, Bobby. Porca miseria. Non vedo una sega. Aia, che dolore! Questa è una bella tattica. Mi ha colpito, morto. Mi ha colpito. Ho riempito di frecce, non serve a niente. No, io sto per morire. No, vattene da me, vattene da me. Vieni da me. C'è gente. Arriva da noi, Liezar. Ok. C'è uno zombie qui. Non vedo. Un altro zombie lì.
Sono riuscito a portarlo nella luce? No. Yezar, corri. Aspetta, c'è il veleno, mortacci. Ok. Lo zombie è morto, però io se passo nel veleno ci crepo anch'io perché c'ho poca vita. Anche Yezar c'è poca vita. Ci quindi... segue il veleno? Dopo un po' dovrebbe scomparire. Io non so quante frecce ho, 24. Grazie Farra, grazie mille. Recuperati poi la staffa. Vabbè, chiudiamo sta porta. Sì, sto facendo un cazzo. È perché c'è lo scudo. Ho capito, ma almeno un minimo, mica c'è una esplosione. Stanno combattendo qui a destra, mi sa. Sì, no, sono due. Ho chiuso io la porta. Oddio! E l'hanno aperta la porta. Aia, mi hanno colpito loro, i bastardi. Ma ci vorrei qualcuno che lo prenda. L'ho ucciso, l'ho ucciso. Fammi recuperare le frecce. Ok, ok. E 9. È morto Yezar. Ma sono svenuto a caso? No, mi sono suicidato, dice. Vabbè. Loot Yezar. Sei morto con la tua magia, forse? Sì, ma non mi sono colpito. Quindi... Sono morto qualcun altro. Ci sono... Dov'è Marco? Marco, le vedi le scale nella mappa? Vai dritto qua. Corri, corri. Questa è la mia corsa. Sì, sì, nel senso vai. Vai a destra. Cioè, apri la porta quella lì. C'è qualcuno dietro. Sì, vai dritto. No, vai all'altra porta. Era meglio se aprivi quella lì, tanto lui doveva scorreggiare. Usa la torcia, prendi la torcia. Ecco, non vedo niente. Mi avrete... Vai dodge lì. Porta a destra. A sinistra, qui. Oh, aia. Porca paletta. Ma con la torcia lo stai colpendo. No, bastardo. Ti ha inculato l'uscita. Aspetta, no. Che stronzo, aspettava l'uscita questo. Però mi sono difeso bene. Devi cercare un'altra. Devi cercare un'altra uscita. C'è un buco. Era una trappola, non era un buco. Mi sa di sì. Mi sa di sì. Vabbè, la prima è andata. Però gli ho fatto sentire la stampa, Ha preso la torciata nei denti. Questo si è caccato sotto, è dovuto andare via. Sì, c'era lui con le sue magie. Vabbè, ma questo mena. Exit to lobby, via. Mi dà un fastidio, però, la classe così. 10. Non posso creare un'altra, vero? Posso mettere un perks. Cosa mi si può cambiare il personaggio, scusa. No, devi cancellare sempre... quello e... Ma che palle. No, più che altro perché il coltello... Ah, giusto. Più che altro perché il coltello è veramente scomodo in quel modo. No, aspetta, ne posso creare un altro. Sì, sì. Se paghi. Allora, facciamo ready. Ma siamo morti. Io avrei ricevuto Maximiliano. Cioè, uno te l'hanno matton. Gain 10% headshot powers. Sound magic resistance, 12 maximum after killing player. 15% health bonus. Posso farmi il 5 più danni con le asce. Ma questo dove si aumenta quella roba lì? Perché anch'io ho fatto un livello. Ogni livello, ogni 5 livelli per farlo. Okay. Metto ready for the next battles. Beh. No! Ho visto delle cose. Non sono riuscito a tirargli un cartone nei denti. As usual. Però questa è l'altra mappa. Il mio scudo è per te. Non avere uno lo scudo. Il mio arco è per te. Diluvia. Qua ha continuato a tuonare, fare vento, ma non ha ancora piovuto. Adesso sta arrivando. Dai miei ha grandinato. Qua sta piovendo adesso. Dai miei ha grandinato, mia mamma. Apriamo questa porta. C'è una arpia. È un po' strana questa neve. Si sta avvicinando, credo. Si è alzato uno scheletro, vero? Questo è uno scheletro con la lancia. Uno. Pezzo di merda. Morto. Due. Questo. Credo tre ce ne voglia. No, non basta. Marco, hai rischiato di andare giù. No. Giù. C'è un uccellaccio.
Ma siamo spawnati in un posto veramente... Ragazzi, ma è pieno di scheletri giù, io doggio tutto. Oddio, ma... No! È che l'arpia spinge sta stronza. Grande Marco, sei tornato. Ciao. Dove è morto lui? Arriverà milioni di persone. Sì, stanno arrivando un sacco di scheletri. Era pieno giù, eh. La torcia finisce. Ma c'ho una freccia... Io non sto tirando frecce. C'ho una cosa nella testa. Ah, sono loro, sono loro. Ma quanti cazzo sono? Ma non è possibile. Scusa, questa qui. Sono morto. Ma ci ha messo 7.000. Ma... Poi Marco è caduto nel porto di su altri 70. No, ma erano tutti lì, eh. Cioè, sì, so che li hai aggrati così, capito? Dammo. Ma sono 18.000. Vabbè, io poi li faccio male. Aspetta, non ti chiudere dietro, eh. Ecco. Eccoci. Non sono chiuso lì. No, assolutamente. Bella la spectate però, eh. Non vedo bene. Ti ammammata. Ok, è rimasto quello con lo scudo che sta andando giù. Non mi recupero. Una freccia mi ha dato, va bene, grazie mille. L'arpia lo... C'è l'autobot, lo... È arrivato il momento di usare il mio fantastico coltello, ovvero la torcia. Ho tirato con l'hai buttata via! Vabbè, io me ne vado. E vedi, così. E vedi avere il coltello sull'altro tasto? Cosa sì, crea? No, ma indubbiamente, però... È tutto se non l'hai sbagliato. Neanche colpito, potevi almeno colpirlo, capito? Non c'è più il coltello! Comunque, se prendete perché la mia anima... Se prendete non la mia anima... Sono caduto nelle texture, sono morto. Ehi, gli esatti, lo salvo? No. No, ero morto di laio, ma vabbè, non sì, credo abbia importanza tanto adesso per come siamo messi qua. Posso salvare? Puoi prendere la mia anima in teoria. Ecco, sono qui. Presa. E se trovi la cosa mi puoi restare. Acci, con un'arpa. Questo è un'arpa. Sì, Giotto. Mi hai convinto. Puoi usarla anche per menare, se non sbaglio. Davvero? Sì. No, no, bellissimo. No, ce l'hai nel 4, premi 4. 4? Ancora. Ecco. Con l'altro click? No, si può no. Menare. Ok, solo con il liuto puoi farlo, allora. Non è cosa senti? Vai via, vai. Non ci sono più le torce. Non ho più le torce. Sì, il 3, riprende. Eccole. Grazie, babbo. Oh, sono ubriaco, marcio. No, hai bevuto. Aspetta, 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 che adesso con le mie mani lavoro delle sode. Ma sì, ma non si può, dai. Vabbè, ma ci ha buttato dentro una roba piena di 7 milioni di cose qui. Ma l'arciere, cioè, una volta che termino le frecce ho delle patate. Quello c'ho. Dovresti comprare il gioco per avere uno slot ulteriore dove poter giocare con altri... Ma poi perché non c'era più il coltello adesso? L'unica cosa che tra l'altro funziona so. Sbagliata non cioè, c'era. Non dovevi premere più volte, culo. No, non c'era anche tabbando, non era proprio nel mio inventario. Ciao, Berserk. E ti no. Ready Giulio Brodo. Come si fa a fare queste cose? Dai. No, ready praticamente devi premere il pulsante che c'è no, in basso. No. E tocca andarci tattici, sono arrivati 6.000 mostre, qualche tattica devi avere. Ho letto adesso la mossa del capo, immagino, quando ho tirato la torcia. Ci penso io a parte che la torcia in culo. Ho dov'è? L'unica fonte di luce. Oh, Gliezar. Oh, che bello per i pugni. E la contromossa era tenerti la torcia. Guarda che con le torce secondo me si spacca la faccia. Quello l'ho fatto scappare, ha tirato via, ha capito che aria tirava qui, eh. Ma che sono vicino a Rozzano. Ormai sto prendendo cattive abitudini. La mossa del segno. Non ho visto che mappa è questa. No, Valerione, hai fatto la clip. Le sventole gameplay.
Oh, porca troia. Vieni qua, aspetto qui, eh. Oh, aia, ma mi ha già tolto il bot. No, non ho più tab. Oddio. Ah, fanculo, fammi prendere tutti questi gioielli. No, non c'ho più il coltello, confermo, era solo nella prima run. C'è più nient'altro, no? Vabbè, vado di torno. Vai, Yezza. Hai il cappello, tu? Guarda... No. Oddio. potevamo picchiarlo. Aspetta, no, perché era abbastanza gigante. Aspetta, fammi già curare, va. Ma anche di qua, però. Guarda, qui c'è lo stronzo un po' più grosso. Mi curo troppo. Aspetta, distraetelo, sono attaccato con le macchine. Oh, porca troia, muoio. Ciao. Distraetelo con l'attacco con le magie, ma era già a coppa mia. Volevo curarmi, ma non ce l'ho fatta, niente, vabbè. Non è possibile, cioè ho giocato tutte le altre volte che ho giocato, era tutto tranquillo, mo. Forse ti posso prendere l'arma. E non so se la puoi usare, però, l'arma del babbaro. Perché questo è quello grosso, Io ne ho altri tre qua, però. L'unica è doggiare, non si doggia. Marco, chiuso, Bravissimo! Attenzione! Non qui, non qui! Non dici? Guarda che... Ce la sbrighiamo così, lui è meno... Lui è da meno fastidio. L'hai schivato, fortissimo! Sta cazzi torta. Adesso me lo gestisco io. Dai, ma io non posso difendermi. Porco, fa sono schifo inutile. L'arciere. Sono completamente inutile. La freccia gli devo tirare 56 e nei teschi base comunque 3. È un movimento lentissimo. Allora, ritorniamo nelle nevi. Per ma poi chi è Metal Carpenter? Ma come ti chiami? Chi? Ma Fed ormai va masterato, Ormai va masterato. Mettete, ma Giulio Brodo dovresti mettere pronto. Sì, sì, scusa. Faccio l'ultima col mago, poi caso cambio. Perché... Prendine uno fisico che magari così mi fate da guardia del corpo. Sì, prendere gente che non ha robe limitate nel numero. E perché è svantaggiato? Perché... Cioè, come continua a andare per la non violenza? E che il fatto è che il... un range... Aia. Non ci ho preso. Il ranger è utile, solo che effettivamente c'hai le cazzi frecce limitate, un casino. Allora... C'è da dire che abbiamo avuto veramente proprio sfiga. Supplicandomi, Feddo. Abbiamo avuto veramente sfiga perché cioè non è mai capitato che ti spawni in mezzo a 7000 merde. Ma ne basta, in realtà basta quello con lo scudo per metterti il in druido, panico. Dopo io ci il metto druido, 18 frecce. Cioè in realtà anche il druido dei maghi, druido. Cioè se ti riposi poi ti ridà le cariche. Ma il druido è un mago? Perché dipende. Sì, evochi e dipende brutto. Che druido è. Perché se il druido è la World of Warcraft, ragazzi, dipende. L'ho spiegato prima che gioco è. Fondamentalmente è un Tarkov è un Fantasy. Tarkov, esatto, dai, diciamo così. Per farla breve, sì. Aspetta che ce l'ho scritto. Allora, di qua qui. C'è una cassa. No, sì, perché se è come World of Warcraft, il druido sì, tipo... in realtà si trasforma. Eh no, si trasformava anche in topo e scappava anche via. Amici, ho trovato una lanterna. Ho trovato un... Marco, un... uno stocco c'è qua per te. Prego. E ho la lanterna pure con buono. Questo. Ho tirato la lanterna. No, testa di cazzo, con il click sinistro. Ok, andiamo di qua. Bello lo stocco, ragazzi. Occhio, gente. Sono due scheletri. Questa run la sento non andare avanti. No, tutti gli aggra... No, non andare avanti quando ci sono i nemici. Torni c'è indietro. Venite dietro. Vado avanti io? C'ho lo stocco, guarda, è fortissimo. Guarda, vado avanti io. Guarda, Marco, non farti colpire, però. Marco, non farti colpire, Marco. Non mi faccio colpire. No, sono andato indietro. E vieni via che togliti, c'è il Marco, togliti. Ho spaccato la porta, ragazzi. Così morto, Marco. Sì. Ho preso un po' di danno, credo, da Yezzar. Sì, confermo. Io mi sono curato come potevo. Poi ti puoi anche mettere bravo, a sedere. Finito. Ti puoi riposare. Ok, riposatevi intanto voi. Così ti rifai anche. Qui ci sono i dardi. Qui c'è un elmo per il fighter chierico, quindi nessuno di noi. Vado a vedere un attimo, che c'è una ca. Ma si meglio passa. Che ti riposi. Ulti si gioca in squadra da 3. Ma riposare anche sì, massimo sì, fare G? G, sì. Porca miseria, c'era un tizio qua. È vero che ci c'è un fuori dal terreno. Perché mi sono messo giù, mi sembrava non... Ok.
un osso, lo prendo. Questi non li posso mettere, li prendo che magari... Non ricarica, ma è veramente... Sì, no. Te c'hai il mana col mago, perché non c'hai gli utilizzi, non so come... A me no, ah, sale pochissimo. Robe per il bardo. Ma aspetta, io ho ancora questi, li uso, guarda, c'ho ancora queste robe con F. Che è successo? Non so, c'è una zattera. Metto giù. C'è una lanterna lì. A coglione. Mangio il pane. Una broken sword. Vabbè. Vabbè, chi è che fa sti versi di fianco? Io ho bevuto la pozione. C'è un coso da warlock qui, un cappuccio da warlock. Lì è zitto istantaneamente. Non sono più warlock. Ah. Hai già ci cambiato. Sono dei bardic pants. E li mettiti tu. Vediamo qua dietro cosa c'è. Cioè, intanto sblocco le porte, poi vediamo. Ma forse qua è la cosa più libera che abbiamo intorno. Andiamo... Sì, perché l'hanno dati giù. Ma qui nel mezzo invece, scusate. Bestia, aspetta che c'è uno stronzo. Ma bastardaccio. Ma non finisce la lanterna, no, vero? Aia. Come ti aiuto, amore? Volevo andare qui. No, dai, andiamo via. Vai Martina. Via, vai via. Scappa, scappa. Andiamo là dietro che sotto, voglio riposarmi. Io che sono con le braghette a mollo. Non mi fai passare. Arrivo, ho tratto delle frecce. Bene, dai, per favore, che sì. È importantissimo. Come si buttano giù? Ok. Ho sentito dei rumori veramente assurdi. Sì, sono io. Ok, mi riposo qui di fianco e c'è uno di fronte. No, vabbè, adesso non c'entra niente con Targo. Con Tarkov a livello pratico, cioè anche se non hai giocato Tarkov puoi imparare, no, comunque sì, a giocare a questo qui tranquillamente. Non c'è tutta la complicazione di marche dei fucili, compatibilità con i proiettili. Ho ucciso con lo stocco la mia prima kill. E l'arco nuovo. Aiuta gli Ezra, aiuta. Perché non spara le magie? Quella volta non le spara, non capisco. Dove è andato gli Ezra? Ah, ci penso solo io. E non ti vedo. Come non lo vedi? Si vede il nome sempre, basta ti giri. Ho delle nuove cose. Ma dai, per tre magie non lo uccido. Poi cazzo serve. Ma Diezza, ma siete sopra voi? No, no, ma l'ho ucciso. Buongiorno. Sì, stavo riposando. Che sono tutto rosso. No, ero proprio il druido. Monkey Pendant, l'ho trovato proprio io. Cosa fa? Oddio, c'è gente. Physical damage. C'è gente, aia, aia, mi colpisco. Tranquillo. Ma perché non spara? Dai. Questo è morto. L'abbiamo ucciso. Okay. C'è un goblin. Ma è una scimmia, che cazzo? No, è un goblin. È morto il goblin. Io sono senza vita. Uno è morto. Ha chiuso la porta. Vieni, Mark. Fondalo, Liezar. Ha messo le trappole, il bastardi. Tornate qua. Io sono morto. Liezar è morto. Aspetta, come mi curo? Non è che mi fa molto curare. Occhio Marco che sei da solo, io sono qui a cercare di capire come curarmi. Prendi la pozione. L'ho presa le pozioni. C'è un botto di roba questo. Devi sederti. Anche per curarmi. Grazie, così. Grazie Simone. Grazie, grazie alla tier 2. Grazie per i 2 anni di tier 2, grazie mille Simone. Gentile, gentile. Prendo l'anima di Liezza. Non Not enough space, mannaggia sta cazzata. Eh no, non c'hai l'anima. Come è possibile? Dai. Ah, non la posso mettere, però. Ah, devi togliergli l'armatura se non vedi l'anima. Moro, vieni qui. Sei pazzo, Marco? T'ammazzo, eh? Cos'è quella cosa che ha lui? Perché è Super Saiyan? Ehi. Lui è l'arma più lunga, Sì. Mamma mia, cosa ho visto! Mamma mia, cosa ho visto! C'ha la cazzilancia, c'aveva il bastardo. Vabbè, ha ucciso l'amico. Adesso cambio, muore faccio da il solo. Druido, voglio provarlo. Grazie alle grenze, grazie alle 27. Allora, del let. Ok.
No, la difficoltà in base a quanto sei in squadra. Veramente toglie la gufata, comunque. E che io, cioè, già sono a livello 11, mi scoccerebbe cancellare il mio personaggio per farne... Ma no, ma il tuo va benissimo, il tuo va bene. E no, è che non puoi provarne altri se non lo cancelli. Esatto. Già che ci sono, chiedo pure un termoracolo. Il capo è capace di guidare questa spedizione? L'acqua gli è mangiando. Era già andata, era già andata. Andiamo, pronto Marco, devi mettere praticamente per iniziare il games. Effettivamente ha un gusto nuovo con il mio pratico Irat. Non c'hai Irat? Grazie Scanoso. Grazie Scanoso. Oddio, un cane. Nature Stores, Basso Salmo, Salmon Trent, bello. Il sfondo di croccate di mazzate. Figo, sembra figo. Però non posso trasformarlo. Magari quello livellando. No, in realtà no, le magie le puoi cambiare dal coso delle skill. Cioè c'hai diverse magie che ne puoi equipaggiare due. Amici, mi raccomando, rinnovate e porco Giuda, che rumori. Ma che rumore? Sbuffa. Ma non è vero, era uno con una pezzetta sul microfono. No, sbuffa. Domani sbuffa sera, mi raccomando, ricordatevi che torna Little Company con Estes. Tanto sta uscendo un nuovo Little Company, ragazzi. Così ha detto che c'è. Poi oddio, amici, alla fine siamo morti. Sta uscendo un Little Company, ma sott'acqua. Da provare. Ah, no, ecco qua, ragazzi. Aspetta. Vedi che c'è ratto, pollo, pantera e orso. Il ratto diventi piccolissimo. Cioè, sei pazzo, sono di tutto nei miei occhi. Ma sei un orsetto. C'è una mazza qui, la può prendere il druido, Yezer. E sei ridicolo però, Un goblin, poi sto beccando a terra. Chiudo la porta. Ho una freccia in testa, ragazzi. Mi dona? Bello, Yezer. Oddio, ha sfondato tutto. Lo ammazzo sto voglio. Aia. Oh porca. Me l'ha data, per fortuna fanno un cazzo sti goblin. Dietro, dietro di te! Me la fuga. Che cazzo salti? Attacca, sei una pantera! Devo capire. Ma credo di aver ucciso Marco! Intanto li è un porcello, un topo. Ma quanti ne arrivano in sta mappa di merda? Dai ragazzi, ma non si può giocare però, è un gioco ingiocabile. Yezer, per cortesia, sei una merda di orso. Potrebbe essere figo il druido. Non è proprio l'orso da merda. Lui era una pantera, oddio. Potrebbe essere figo, è tantissimo da imparare, però. E poi invece con l'umano lancio le magie. Sono morto che era un topo, Yezer, ho visto l'icona. Ti prendo tutte le cose. Poi vediamo, magari ti troviamo da ressarti. Aspetta, ti posso curare, aspetta. Sarebbe di grazia una cosa carina, C'hai una pozione sul mobile. La vedo, la vedo. E c'è anche della roba tipo dei pendanti. Dei pendanti. Sì, ti sta curando. Lento, ma ti sta curando. Sì. Questo fa male, questo blocca, questo summon i Trent, questo aumenta l'armatura. Ok. Può essere quattro animali, no? Quanto è che ne è? Quattro più l'umano, sì. È figo. Ci sono dei pantaloni legs qui, se vuoi. Aspetta, fammi vedere. Quindi se mi siedo mi sale meglio la vita, giustamente. Quel cappellino. Sei orribile. Anche le miserie qua. Ma dopo. Susurice. Ma puoi starci per sempre? Se c'è un cooldown magari. No, sembra. Sembra che posso starci sempre. Via. Vabbè. Quindi partecipate al giveaway. C'è un ascensore qui nel mezzo. C'è una persona, Yezer, per cortesia. Aspetta, vedi? Faccio una prova. Si è offeso. No, coglione. No. Aspetta. Aggiriamo qualcuno. Ok, lì davanti. Un arco ricurvo. Quindi, guarda Moro. Ah, arriva. Aspetta. Taunta anche, fighissimo. C'ha poca vita, però sì. Beh, allora, qua però potrebbe essere veramente utilissimo il druido. Rimane sempre fisso. Oh, bibbia.
C'era uno scheletro. Vabbè, ci pensa lui. Ci pensa. Ma che scavazzoni. Vabbè, ma scusa, se facciamo tre druidi siamo invincibili, scusa. Bestemmio. No, vedi che... Aspetta. C'è. Vabbè, ma abbiamo 12-30. Quindi... Come si aprirà qua? Spengo le due torce. Ho sbagliato. Apriti, Sesano! Non si apre, Liezer. Dobbiamo trovare... C'è uno che mi cura, magari. Mi sa che mi trasformo in mille cose, magari. Ti sei sgonfiato? Arriva un altro... Ho paura, paredo. Paura. Senza permesso. C'è un... Windlocket. Bello, bello. Vai a prendere, sì, vai a menare. Hai anche un hitbox gigante, Liezer. Non posso passare da nessuna parte. Ma fai andare avanti lui, magari lo stende subito. Apro qui intanto e tu fai pure. Ah, è meglio della mia questa. Aia, no, mi fa male comunque. Cioè, ho perso comunque metà vita. Però posso curarmi teoricamente. No, mi stavo autocurando. Mi sto autocurando. È la forza della natura. Ho delle frecce e degli elmi qua. Io vorrei trovare. Qui c'è la spada nella roccia, Liezer. Tocca fare lì. Sì, ma è pieno di gente. Aspetta. Sì, ma qui facciamo un disastro, eh. Agriamone un po' per volta. Butta su l'Entman. Gli hai tirato una foglia. Sì. Mi sa che l'ho curato. Oh, vita. Tira fuori un trend, Denante. Guardalo, guardalo, Groot. Dove vai, Groot? Ah, non ci ho preso. Ah, non posso trasformarmi vicino lì. Allora. C'è un altro qui. Peppe, aia. Non mi fa trasformare. Queste slurpi. Oh baby, un altro. Aia, sono quasi decesso. Enter, per favore, esker enter. Ma perché non mi fa trasformare? Voglio un attacco in salvo, okay, ok. È uno stocco? Non c'ho spazio. Sì, uno stocco. È figo il druido. Ok. Però... Certo, qualcuno che mi dice come si esce. C'è uno lì morto. Ho finito i Trent. Basta ti riposi. Non è Gianmarco sì, Stocco. Posso riposarmi anche da Upsu? Lui no. Si siede, sì, con le gambe incrociate. No, non c'ho faleo. Non abbiamo trovato robe per restare Marco. No, non sto riposando, no, non so. Se vedi mappa... Cioè, c'è la scalinata, sì. Però la scalinata comunque da uno. Aspetta un attimo. Che casino, raga. Su Yoku. Mi hai curato un po'. Sì. Te lo puoi curare in 15 secondi, sì, sì. Ma è un po' di tutto il druido, ma in tutti i giochi così è figo il druido. È complicatissimo da usare perché c'è talmente tante robe, però è figo. Speriamo rimanga free to play, non lo è già adesso free to play. Praticamente è una demo questa. Potete giocarlo, per ora, però. Chi è qua? Quindi... Hai presa la spada? Sì. Era uno stocco blu, però era uno stocco che non posso manco usare. Potevo usare Marco, ma ahimè. Sono decesso. Beh, dai, posto così. Aspetta un attimo che mi dà il terzo. E intanto cerco qui. L'uscita. Vabbè, Gizzar. Vedi tu di. Vabbè, vai. Tanto divento un topo, me ne vado. Com'è che funziona l'uscita? Fammela vedere. Sono uscito, era lì. E com'è? Come funziona? Tu ci vai e sei uscito. No, è una porta nera. Tu vai. Non so se si è chiusa, adesso provo a vedere. C'era uno scheletro, però. So.
Diventano suricicchio. Vedi le scale qui nell'angolo? No, a sinistra. Però mi sa che se apri la porta torni normale, giusto? Non posso aprirla, infatti. Qui a destra era. No, era nell'angolo. Dietro di te era. Che loro ti seguono anche se sei un topo, giustamente. Cioè, giustamente più o meno. Dove? Tra le due porte, quelle nell'angolo. Solo che secondo me non puoi più uscire da lì perché sono già uscito io. King Kong, tranne l'ascensore, le altre uscite sono per il singolo giocatore. Vedi, ma l'ascensore poi io non è lo un vedo. Problema gravissimo, poi, però scusami, ma cioè, poi io il fatto che non è vero, io in una spectate vedi non puoi uscire. Ma è un problema grave, cioè non io è in, una roba in una spectate normale. Ho visto uno che c'aveva invece il, come erano nella beta, c'aveva il totemino blu. Avrà trovato, magari aveva... si può trovare con i tre portali dove potevano uscire tutti e tre. E allora devi trovare l'ascensore centrale nella mappa o l'ascensore in generale. Ah, ma l'ascensore l'avevamo visto all'inizio. Dove eravamo noi all'inizio. Cazzo, ti è caduto un ghiacciolo in testa. Ma dove era all'inizio? Mi sa che... No, era dalla parte opposta. Questo è grosso, Ma qui puoi restare... niente, Marco, non ce l'abbiamo più il cuore, l'ho portato via con me. Era dall'altra parte, aspetta. Secondo me era dall'altra parte. No, è proprio brutto. Cioè, così ti ammazza il gioco. Ti ammazza il gioco. Vuol dire che ne vince uno ogni volta e gli altri devono pregare. Lì c'è il simbolo dell'ascensore. Figo, cazzo. L'entrata è dalla parte opposta. Però c'era appunto... Era chiuso. Wakanda Forever Mode. E adesso è aperto. Forse si apre dopo un po'. E devi buttarti sotto. Fai in una maniera un po' più seria. Cerca di fare. Era safe. Meglio come era prima. Quasi sì. La gallina vola, bravo. Oh, forse. Ma che sai, forse. Vai, salta. No, sto mangiando, aspetta. Non mangiare, salta. Pazzesco! Veramente. Pazzesco! Oddio! Ma è uno Yeti gigante! Uno Yeti gigante! E come... No, ragazzi, dai, è troppo sbagliato. Cioè, non allora, si può ancora giocare. No, vabbè, lì in tre si fa. Ma non è vero che si fa con la torcia, io. Ma anche se uscire, dove cioè, non è fattibile. Devi andare... Rivai all'ascensore, vai all'ascensore, fai il giro e tira la... Vai nell'ascensore e tira la leva. E più lento no? Per me va solo sopra, non è l'ascensore adatto questo. E invece... Ma se eravamo io e lui, siamo tutti e due. Sì, sì. Pazzesco. L'abbiamo masterato, possiamo dire. Chi è Martin Luther qua adesso? Chi si dà la lobby? Vabbè, dai. Capito adesso, Druido. Adoro. Ma questa mappa bisogna vedere l'altra. No, la vera, le modalità di uscita sono tutte uguali. Aspetta che devo mettere giù tutte le robe che c'ho. Mangio. Anzi, fammi vedere se c'ha delle magie. In realtà solo questo. Beh, metto giù tutta la roba che ho messo. Ma quindi, cioè, potenzialmente, se noi troviamo la porta dell'ascensore e aspettiamo un po', usciamo tutti così? Sì. Grazie, Mino Copone. Grazie, Mino. Ready. No, aspetta, ci sono delle spell nuove qua. No. Grazie, okay. Mino. Posso curare ad area, volendo. Grazie, Mino Copone. Certo, se non arriva gente, ovviamente. Se non arriva gente, l'hai detto proprio... Tra l'altro, Tree of Life, granting 5 all attributo in granting... Bello! Tecnicamente sì, ma non deve essere già usato. Sì, ma quante varianti! L'ascensore? Già è difficile. No, l'ascensore credo lo puoi richiamare giù. Comunque hanno copiato un sacco di nomi da World of Warcraft. Costa 30, se volete la versione completa. Perché tutte le magie ragazzi, hanno gli stessi ragazzi, nomi di World of Warcraft. Aspetta, vi faccio vedere intanto che... Okay. Io sono pronto. Aspetta, io ero pronto, ma non più. Adesso shop upgrade your account legendary status 15 pietre. Queste qui che costano $30.
e vi danno l'accesso alla difficoltà maggiore, dove potete equipaggiarvi, che è una cosa più o meno a doppio taglio, perché se te fai la modalità questa qui, perché c'è la modalità anche difficile, ma se te fai la modalità questa qui e prima hai trovato robe rare o blu, robe del genere, ti dice di toglierle perché non le puoi usare in questa modalità normale. Tromba di culo, sanità di pene, David, per la vostra casa. Quindi se andate bene con l'arietta dal culo, tornate a casa. Dai. Io sto dicendo queste cose, chissà se sono non... Magari non per un problema di meteorismo non li... Andato via Luis Alberto ufficialmente dall'Italia. Marco, grande capo, riuscirai a uscire vivo da questa avventura? Non puoi fare il termoracolo tu, Feddo, non hai pagato per il termoracolo. Non era probabilmente una colata, no. Era una domanda, adesso non è che puoi rispondere solo tramite... Comunque no, ho detto. Ce la farò sicuramente 100%, guarda, vai tranquillo. Stanno sbuffando, è un po' noioso Marco, eh. Ce la faccio più. Allora, questa è una torcia, ho i piedi no. Eh no, non abbiamo i piedi, ci piacciacano. Ma che paura lì. Oh, santa polena. Mi ha inglobato nel culetto. Non posso passare dalla porta, ma scusa. Ragazzi, l'ho già fatto l'oracolo. L'ho già fatto. Mi sono preso un sacco di legne già. Mi curi il Yezzer? Di già. Dai, per favore. Un bastone. E Faccia di sesso. Ma basta con sta torcia, non fai danno. Ma c'ho l'arco, ma devo tirare 200 frecce. Ma cambia sta classe di merda. Oh, pistel. Effettivamente potevo tenere lo stocco da portartelo. Godo, Marco, mi hai salvato la vita, ti sono debitore. Mliezer, è buio, vieni qua. Ma con sto orso di merda. Da ieri non vedo un cazzo io, quindi se non vedo... Codrelli, aspetta un attimo. Di aver colpito il Yezzar. Ho una spada. Adesso me l'ha messa giusta, tra l'altro. Ah, perché questa è proprio una spada. Da ieri non può. Adesso nella modalità normale puoi entrare con equip superiore a common, ma ti mette in partita con player con il tuo stesso equip. Oh no. Ma non lo dice. Quindi sono più forti anche loro? Robe da fighter, sì, da quante clear. Spadate devo dare a uno scheletro piccolissimo? Ma c'hai una torcia? No, adesso no. Asti trombone, questo lo prendo. La torcia blu, o la spada blu. Mi piace. C'è niente qui. Andiamo di qua. Grazie, violino. Grazie, violino Banfi. No, ci sono due scheletri. La schifezza, l'ho ucciso il sacerdote, ma ci sono tutti gli altri, ragazzi. Oh, gli occhi dolore. Ma voi siete andati dall'altra parte. Moro, sei tu che devi guardare dove andiamo. Porca troia, mi va a fuoco la faccia. Ma siete tornati indietro voi? No, non è... questa è una stanza nuova con tutte le cose. Guarda che abbiamo distrutto anche il sacerdote. Perso la mia torcia. Qui c'è uno scrigno gigantesco. Perso la mia torcia. C'è uno shrine dove curarsi, per favore. C'è uno stiletto. Stai per zitto, Rogue. Non c'entra niente adesso. Vabbè, non mi serve niente. Il cappello te lo puoi rimettere, Yezzar. Sei felice. La pietra di Ganja. Volevo dire la pianta. Mangio l'ultima cosa. Vediamo cosa troviamo qua dentro. Ah, mannaggia. Qui si rompeva effettivamente. Fanno malissimo. Quanto è duro questo? Questo era più duro, la spada blu, c'ho. Beh, ricordatemi che io posso anche mettermi l'armatura. Tu puoi curare, Lied, Già, vi sto già curando. Ah, ok, grazie. Sono dei cosi da bardo qui. Moro, spacchiamo questo qui, dai. Dai. Che figura, era terribile. Forest una food. Freccia, c'è una freccia. Dov'è? Lì per terra. Ah, è vero. Ho paura, Yezzar. Oh mio Dio. Andiamo dritti di qua. Dai, andiamo di qua verso il Ligma.
Beh, io bestemmio, però giocare con Lieder, ragazzi, non è possibile giocare così. No, no. E la fresca. Via, è la tempia. A posto. Ho dei piedi meglio, forse. Sono no, meglio... sono meglio i miei. Tutto io. Menagli, menagli. Oh, non ho più. Stai prendendo troppo danno. Pezza, stai per morire. Un altro mori. Ti ho salvato. Tempo di riposarsi, mi sa, eh. Oddio! Vado via. Mi manco un po' di... Tirato nel culetto. Mi posso autocurare, non mi capisco. Se te la tiri nei piedi, mi mollo forse. Una freccia. O se te la tiri senza targhettare nessuno. No. Moro, se vieni qua... Sì. Ma la tiro nei piedi. Proiettile damage reduction. Proiettile damage. Sì. Ma io voglio la cura. Ciao, bello. Ah, ma cavolo, però le cure si rigenerano velocissime. Buono. Già due. Tre. Ti alzi e mi tiri una cura? O ti rimetti a sedere? Un ragno. Mi fai cagare. Devi trovare il vaso per i ragni. Il druido secondo me è quello schifo. Più bilanciato, secondo me. Che altro è utile alla squadra. Sì. Molto. Marco, se c'è uno scheletro, cago addosso. Arriva proprio da me! Io non ci posso credere. Redecolos! Dai. Che bastardo. Magical Intersection Speed. Metti questo che c'ha la magia migliorata velocemente, come si dice. Chi è? Le scarpe dentro quel coso, c'ha la velocità di magia, qualcosa del genere. Che 15 minuti per la partita. Magical Interaction Speed. Cioè, già pensato tutta la metà. Più che altro devi aspettare anche mettendoti a sedere, roba così. Sì. Poi magari siamo anche noi, non lo so. Io sono. Andiamo, dai. Che cosa c'è invece? Nudro. Un sacco di barili di piscio, però. Andiamo da Marco. Ma qua stiamo tornando indietro, no? No, no, per favore. Sì, sì, lo so. Non andiamo funziona. Verso il centro, però. Qua c'è una porta lì. Dei guanti di Mario. Una Molotov. Cos'è? È di qua? Si va avanti. Oh, c'è qualcuno qua dietro. Io c'ho una sega. Ho una pozione di invisibilità. Vai, hai più armatura, tu la stai. Vaffanculo, aspetta che mi incazzo. C'è dell'acqua verde. Oh, santa polenta, non vedo. Evoco i tre. Venuta un po' di tosse, mi è venuta. Ma secondo voi in acqua? Ah no. C'è l'accetta, ma non mi serve. Mi tiro le frecce, va? Ah, come... come meno. Uso lo scudo. Posto. Se vuoi in acqua si muore? Provo io? No, non lo fare, per favore. Muore. Marco, ti sta per... è andato giù, ci provo a lente. C'è un Warhammer. Ma sono le scale qua. Ah no, sì, allora si può notare. È morto lent. Oh, madonna. Quindi direi che le palle qui non sono dirigibili. Oh, aspetta, di qua è la strada. Andiamo, andiamo. Oh, merda. Ah, sott'acqua saranno delle scale. Le mummie. Io non ho mai lanciato la magia da tanto. Marco, col pollice. Quanti cazzi mummie ci sono? Anche qui c'è gente. Ho ucciso la cena. Vivo per il culo. Ho ucciso anche la mummia. Uccisi tutti. Posto, posto, posto. C'è un arciere lì davanti. L'ascensore non lo stiamo trovando, però. Però la leva qui, così passiamo da sotto, dai. Mi piacciono molto. No, vieni qua, passiamo da sotto. Fatemi passare. Ma non riesco a passare. Sono incastrato, sono morto. No. Mi hanno incastrato dietro. No, se eviti di schivarmi tutte le magie. Scusami.
Ok. Dove è morto Marco? Dito. Quello riposino. Poi si riparte alla grande, dopo questa siesta. Otto le robe. Sì, lo prendi la spada, se riesci. Sì, ho presa. Però è che non ne ho più adesso, non ho più niente. Queste si aprono. Picklock. Non ho il picklock. Ah, ma dentro c'è Sauron qua. L'altro è l'ascensore, forse è lì a sinistra. Quando apro qua fuori. Oh, c'è una... Aggiungere picklock. Aia. Oggi, almeno una volta all'anno si fa questo, eh? Lo so che lo fai. C'è un longbow. Cosa fa questo? Protection. Non vedo niente, proprio dark and darker. Andiamo. Forse è là l'ascensore. Allora, il puma che fuma ha ucciso Kairani. No, ancora. Non lo fare, mi ha toccato. Non è che palle. Io non ce la faccio più, ragazzi. Devo fare una settimana di... Devo stare fermo con qualcosa che mi tira il collo per sistemare. Come le Galenus. E il puma che fuma. Io dovrei riposare per avere le magie, ma non c'è tempo. Lizard, non passare sulle trappole, mi raccomando, eh. Che cazzo? Osdrogo, il Wraith. Aio. Ah, è un lenzuolo. Lezzar, sei per terra. Penso sono morto. Ma anche tu lo so. E Memis. Mark, Assia mi costringe a fare yoga. Cazzo. Niente, sei morto. Ma David. Sono così queste donne. Sono un po' strane. Dopo vado a leggere il tuo commentino. Nonostante tutto diverte giocarlo. Sì però effettivamente è veramente dura. Magari cioè anche oggi devono sistemarlo per bene. Poi c'è anche un personaggio che fa cagare il cazzo, Marco, tu. Ma non è solo io, cioè è proprio difficile, no, troppo fa. Ma poi comunque con le frecce qualcosina faceva. Ma fa cagare, Marco. E se la pensi così dovresti usare soltanto i melee e il druido a sto punto. Non posso farvi neanche vedere i personaggi che ci sono perché li cancello. Devo cancellare il mio, se no. Beh, David, perché fai gli esercizi e ti viene aiuto. Dai. Amici, noi ce ne andiamo via. Domani mattina continuiamo con Sondrio. Dopodomani a sto punto facciamo lo spacchettamento epico. Sì, che ho le mystery box, perché sono stracurioso. Ne ho aperta una sola e ho trovato una carta incredibile. Quindi... Dai. E niente, ci vediamo appunto domani mattina e poi domani sera con Lethal Company. Quindi Sondrio e Lethal Company. Va bene. Ciao belli.